molto importante per la città, ripartono dopo un calvario difficile, ripartono finalmente i lavori per il nuovo Palazzo di Giustizia, per arrivare all'obiettivo di realizzare la cittadella della giustizia che l'amministrazione si è programmata di fare in questi anni. Un percorso tortuoso questo del Palazzo della Giustizia di Locri, vi dirà poi meglio anche il Presidente del Tribunale, un percorso iniziato quasi 25 anni fa, tantissime le vicissitudini, però grazie all'impegno di tutti, del Provveditorato, della Prefettura, del Presidente e del Procuratore, di tutte le autorità, ringrazio anche Sua Eccellenza il Vescovo, grazie a questo impegno sinergico, anche quando avevamo perso le speranze e stavamo per alzare bandiera bianca, il Presidente ci ha spronato, cioè non potete mollare, non abbiamo mollato, e oggi è un momento di soddisfazione per la città di Locri, ma per l'intera Locri, anche perché avere in una città, in un territorio difficile, un presidio di giustizia importante come il nuovo Palazzo di Giustizia è fondamentale. Ci abbiamo creduto e abbiamo lottato con grande impegno, raggiungendo oggi il risultato. Qualcuno diceva la terza volta che ripartono i lavori, speriamo che sia l'ultima, ce lo auguriamo. Il Presidente mette in questi giorni, il Sindaco, deve essere ottimista, sono ottimista, ci crediamo, siamo convinti che è la volta buona, e ringraziamo anche l'impresa Caruso che continuerà questo importante lavoro, questa opera strategica. Ci saranno anche le opere complementari a servizio appunto del nuovo Palazzo di Giustizia. Verrà realizzata anche dall'Agenzia del Demanio la nuova caserma del gruppo della Guardia di Finanza all'angolo lì in fondo, nella stessa area con tra via Cosmani e via Don Vittorio, e conclamato con il nuovo Palazzo di Giustizia, con il vecchio Palazzo di Giustizia, realizzeremo appunto la cittadella della giustizia. Quindi veramente lo dico con soddisfazione, perché c'è stato un momento, e ringrazio anche il Presidente Palermo, il che ha preceduto, il predecessore appunto del Presidente Accuzzo, e so col Procuratore quanto abbiamo fatto, tanti incontri, tanti scontri anche insomma in comitato, in conferenza permanente, proprio nell'interesse della collettività, nell'interesse del Ministero della Giustizia per realizzare quest'opera. E oggi finalmente siamo qua, forse un po' inaspettato perché tra inizio e fine anno ci credevamo poco, però alla fine grazie anche a quanto fatto dal Provveditore, che insomma alla fine si è scontrato anche con qualche televisione nazionale, però alla fine insomma l'obiettivo diciamo l'abbiamo raggiunto. Ringrazio tanto l'impegno di questi ultimi mesi, è stato un grande impegno per poter appunto raggiungere questo obiettivo. Io vi ringrazio, ringrazio la stampa, passerei subito la parola al Presidente Accuzzo che farà gli onori di casa. Il Sindaco ha dato un quadro generale di tutta quella che è stata la grande attività che è stata portata avanti per poter riprendere i lavori nel Palazzo di Giustizia. Intanto mi preme di dire che l'appuntamento di oggi è il frutto di un anno di interlocuzioni costanti, quasi a cadenza quindicinale, che abbiamo avuto tutti quanti per cercare di superare i 1000 ostacoli che ci sono stati per poter riprendere l'esecuzione di queste opere. Non aggiungo nulla rispetto a quanto ha detto il Sindaco, e naturalmente devo fare un grande ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato, al Provveditore interregionale Iavolella, che ha messo il cuore veramente oltre l'ostacolo e ha superato, come dicevo prima, 1000 birilli per poter in qualche modo arrivare a un certo risultato, grazie anche alla cooperazione del Lando, che ci ha dato il suo appoggio dichiarando appunto disponibilità di considerare Locri come priorità dello Stato. Qui, come ho detto parlando in privato, mettere veramente il tricolore della nostra nazione, perché credo che sia indegno che questo palazzo per tanti anni rimanga ineseguito, spesso a causa delle numerose infiltrazioni mafiose che ci sono. Come vedete c'è una presenza interforze che non è casuale, naturalmente c'è il prefetto, ci sono i rappresentanti dei carabinieri, della finanza e della polizia, perché l'intento è di operare, come si sta già facendo sull'archivio di un bene confiscato, l'Andrangheta, che è stato consegnato al Tribunale di Locri, una massiccia forma di controllo del territorio su uomini, mezzi e forniture, per impedire ciò che in passato ha determinato la stasi che poi si è prorogata per tanti anni, e poi far ripartire un meccanismo virtuoso è molto molto complicato. Quindi
l'intento di tutti, perché ciascuno di noi ha fatto la sua parte e continueremo a farla, è stato quello di lavorare sinergicamente per raggiungere un obiettivo. E tra gli obiettivi principali che possiamo assicurare con interventi diretti e costanti ci sarà quello del controllo del territorio del cantiere, per impedire che infiltrazioni di vario tipo possano in qualche modo inceppare il meccanismo. E per il resto speriamo che naturalmente riusciamo finalmente a invitarvi tutti per l'inaugurazione finale. Speriamo anche di non vederci, perché se non ci vedremo vuol dire che le cose andranno bene, e di poter ricevere un bell'invito finale quando, con tutti gli onori dovuti, potremo inaugurare il Palazzo di Giustizia. Beh, non è un momento di arrivo, ma è un momento di passaggio, quello che viviamo oggi. Per me è molto importante, perché segna un ulteriore passaggio, purtroppo, ai noi, fin troppo faticoso, per il rilancio non solo di Locri, ma dell'intero territorio della Locride. È un presidio, si è detto, di legalità, ma io lo ritengo anche e soprattutto un presidio di servizi per il territorio. Sapete bene che soprattutto in questo periodo particolarmente difficile, si parla molto del servizio giustizia. E il servizio giustizia, per essere efficace, ha bisogno di uomini, ha bisogno di mezzi e ha bisogno di sedi decenti e adeguate per il lavoro dei magistrati, per il lavoro del personale, aggiungo per il lavoro degli avvocati, insomma per il funzionamento del sistema giustizia nel suo complesso. E se la giustizia funziona bene in questo territorio, anche il territorio ne trarrà ampi benefici. Si tratta quindi di un momento di valorizzazione che noi accogliamo, che io accolgo, dico noi, mi sembra veramente, che accolgo veramente con grande piacere, ed è per questo che sono intervenuto, ci tenevo a questa manifestazione. E mi auguro che presto, spero in tempi non eccessivi questi, si possa arrivare, come dicevo prima, alla inaugurazione del nuovo Palazzo di Giustizia. Questa zona diventerà veramente una zona centrale, non solo per Locri, ma per l'intera Locride. Mi pare una zona molto favorevole per i servizi, e credo che sia veramente un bel punto di partenza. Nei prossimi mesi il nostro Paese metterà in atto un imponente piano di rilancio dell'intero sistema. Il Sud sarà centrale in questa opera di rilancio. E noi diciamo che stiamo anticipando i tempi sotto certi aspetti. Auguriamoci che la prossima volta ci si vedrà davanti al nuovo Palazzo di Giustizia. Grazie. Non amo molto le celebrazioni di partenza, preferisco quelle finali e di arrivo, di conseguimento del risultato. Però devo dire che questo incontro di oggi è frutto dell'ostinazione con la quale già nel 2014, l'ha evocato anche il signor sindaco, col presidente Palermo, questo scheletro che vedete oggi non esisteva nemmeno, c'erano solo le fondamenta. Riprendemmo e riallacciammo le fila del discorso perché si potesse realizzare quest'opera, perché non c'è nulla di peggio che per uno Stato che vedere, come dire, non completate tantissime opere pubbliche che rimangono purtroppo, pur essendo, come dire, oggetto di stanziamenti, di fondi, e poi rimangono inutilizzate o peggio ancora in una fase embrionale. Riallacciamo questo discorso che, soprattutto grazie appunto alla ostinazione del sindaco, del presidente Palermo, venne portato avanti. Poi si è purtroppo interrotto per una serie di vicende. Ostinazione ha voluto che lo riprendessimo con il presidente Accurso e con il provveditore ancor più ostinato di noi nel voler cercare di portare a completamento, perché ci vuole ostinazione, ci vuole forza d'animo per cercare di porre riparo a questo sconcio, perché quello che è uno sconcio domani dovrà diventare la casa della legalità. E io spero veramente che questa volta, come ci siamo detti tutti, sia la volta buona, ne sono anzi convinto, raccolgo l'invito del presidente Accurso all'ottimismo e auspico che venga realizzata anche la Guardia di Finanza, la caserma qui nei pressi, sicché avremo il commissariato a Siderno, i carabinieri ce l'abbiamo qui, sarà veramente una presenza dello Stato
efficace ed indispensabile in queste terre che hanno solo bisogno di andare avanti. Per quanto riguarda l'ufficio di procura, e insieme al Presidente, noi vigileremo che tutto venga fatto nella più assoluta legalità, ma non sarà una vigilanza poliziesca, pelosa, ma semplicemente una vigilanza di ausilio a chi quest'opera deve materialmente completare. Dobbiamo evitare che qualsiasi interferenza della criminalità organizzata possa essere possibile, e noi siamo con le mie porte, con le porte del Presidente del Tribunale, sempre aperte, pronte a recepire qualsivoglia avvisaglia che ci provenga da chi sta, dalla ditta Caruso che effettuerà i lavori di completamento, per poter intervenire in modo che l'opera non debba e non possa subire ulteriori interruzioni. Non so se ci sarò quando sarà completata quest'opera, mi auguro di sì, solo perché spero che venga completata in tempi brevi. Magari ci sarò comunque alla sua apertura, perché sarà veramente un momento di grande, grandissimo progresso per queste terre, che meritano davvero la creazione di una cittadella della giustizia. Questo è un momento iniziale, non è un momento d'arrivo. Devo dire che io spero che passi questo messaggio alla popolazione che darete voi, che cioè, guardate, è veramente una corsa a ostacoli. Noi tutte le mattine tentiamo di capire quali sono gli ostacoli da superare nel corso della giornata. Devo dire che oggi poi siamo stati anche piuttosto fortunati, perché devo dire che con l'ultimo decreto semplificazioni praticamente noi siamo riusciti a riattivare questo procedimento applicando quasi tutto il contenuto delle norme semplificatorie del decreto. Quindi abbiamo utilizzato tutti i poteri derogatori che sono previsti ora dalle norme nuove, e anche l'istituzione del collegio consultivo tecnico, che ha dato delle grosse possibilità di soluzione. Devo dire poi una cosa, come ha già detto il sindaco, francamente a fine dell'anno scorso mi stavo arrendendo anch'io, perché effettivamente tu ti trovi a superare tanti e tali di quelle situazioni che proprio ti senti quasi, dice basta, mi arrendo, alzo bandiera bianca, non ce la faccio più. Devo dire anche con quasi tutto l'ufficio, peraltro ridotto a pochissime unità, perché dovete sapere che il problema di fondo è che in Calabria, insomma, portare avanti le cose è difficile, anche perché non abbiamo la gente. Noi di fatto in tutta la Calabria abbiamo 7-8 tecnici di fascia di area terza, quindi sostanzialmente siamo proprio allo stremo, e fare tutto quanto quello che ci tocca da fare, dai palazzi di giustizia alle caserme, ai controlli sulle strade, ai porti, eccetera, effettivamente con un numero così di personale è pochissimo. Poi voi pensate questo, che io che ho la Sicilia e la Calabria, per me solo venire da Palermo a qua è una cosa complicata, lo sapete meglio di me, ci sono quasi 5 ore di macchina, insomma, è tutto molto complicato. Però poi devo dire che alla fine le poche unità di personale dell'ufficio di Reggio, di Catanzaro, di Cosenza, alla fine tutti quanti con un appello accorato hanno detto provvedo, cioè dobbiamo provare, non ci possiamo arrendere. E il fatto che questa richiesta sia venuta dal personale, francamente devo dire che mi ha dato più forza, perché vuol dire che non ero solo io che volevo portare avanti ostinatamente una cosa impossibile, è stato proprio il personale che mi ha chiesto provvedore, ce la dobbiamo fare, dobbiamo dimostrare che lo Stato in Calabria, anche nel settore questo che è difficile, delle infrastrutture per le forze di polizia, per le forze e per gli uffici giudiziari, ce la può fare. E quindi questa è la dimostrazione che ce la può fare con uno sforzo corale di tutti quanti. Il lavoro, vi dico, e questo sono contento, abbiamo approfittato dell'occasione per adeguare il progetto a tutte le nuove norme e best practice relative ai contenuti ambientali minimi. Quindi vedrete questo palazzo, uscirà fuori che c'è un sistema di produzione di energia, c'è un sistema building management molto molto sviluppato che servirà per ridurre i consumi energetici, per ottimizzare tutte le problematiche di gestione degli impianti di condizionamento. Insomma, questo tempo l'abbiamo utilizzato anche per ottimizzare al massimo il progetto e rendere una cosa da dare ai nostri posteri che sia anche molto sviluppata sul piano tecnologico. Abbiamo previsto 3 anni,
questo può sembrare un termine molto lungo, però vi spiego, ci siamo voluti tenere un po' cauti, nel senso che può darsi che l'impresa ce la farà anche prima, però a questo punto abbiamo preferito darci dei tempi, diciamo, calibrati, in modo tale che se ce la faremo prima, vuol dire che siamo stati bravi. E ben volentieri chiedo al Signore che ci accompagni, ci protegga in questa opera tanto importante, un'opera quanto più è importante, tanto più richiede pazienza e tenacia nel portarla avanti. Io sono fiducioso che arriveremo a completamento di questa opera che assicura il servizio della giustizia in questo nostro territorio che ha bisogno di giustizia, non solo giustizia formale ma anche giustizia sostanziale. Credo che quest'opera stia a significare anche un'iniezione di fiducia nelle istituzioni da parte delle nostre comunità, un'iniezione di speranza, perché quando un'opera raggiunge il suo compimento, ecco, la comunità si sente sostenuta, si sente più incoraggiata. Voglio chiedere la benedizione del Signore. Se il Signore non costruisse la casa, invano faticano i costruttori, e credo che abbiamo bisogno anche di questo aiuto dall'alto, perché ecco, possiamo vedere quando prima nei tempi tecnici stabilite il compimento di quest'opera. Vi chiedo semplicemente di unirvi anche a questa mia intenzione di preghiera al Signore, ecco, perché ora le cose possono andare diritte come si sperava già da tempo, ma credo che questo possa essere possibile. Affidiamo allora al Signore questa grande opera al servizio della giustizia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nello spirito di figli di Dio, che tutti riconosciamo in quella unità, nella fraternità in Cristo, ci rivolgiamo a Dio che è nostro Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Dio onnipotente, Padre di misericordia, che tutto hai creato per mezzo del tuo Figlio, l'hai fatto di lui il fondamento incrollabile del tuo regno, benedici questa opera pubblica di rilevante importanza a servizio della giustizia, a gloria della pace e di una comunità civile ben organizzata e sostenuta, a gloria del tuo nome e per il bene di questa comunità della Lopide. Fa che cresca di giorno in giorno con l'aiuto della tua provvidenza fino alla piena realizzazione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravvivi in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, la nostra adesione a Cristo Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Auguri allora, auguri a tutta la comunità. Eccellente.
comincia un percorso nuovo, abbiamo detto si riparte, e avevamo perso le speranze per le varie vicissitudini che ci sono state, un sacco di insidie lungo questo percorso, però alla fine non siamo abituati a mollare, insomma, dalla vinta abbiamo insistito e abbiamo ottenuto che si ripartisse anche in tempi brevi, non era prevedibile una ripartenza in pochi mesi, e sono state trovate le risorse necessarie per il completamento dell'opera, e grande impegno da parte del provveditorato interregionale opere pubbliche che ha utilizzato tutte le possibili deroghe per poter far ripartire i lavori. Un momento di grande soddisfazione per la città di Rovi, per l'intero comprensorio, perché realizzare questo presidio di legalità è una cosa molto molto importante anche a livello simbolico. E un ringraziamento anche al presidente Accurso, al procuratore D'Alessio, al presidente Palermo che ha preceduto il dottor Accurso, per l'impegno di questi anni per raggiungere questo obiettivo. Ci siamo e siamo convinti che questa sarà la volta buona, visto e considerati i vari problemi che ci sono stati, continueremo ad essere presenti, a vigilare, a monitorare affinché in tempi brevi si possa concludere questa importante opera. Tra l'altro opera che verrà completata con la caserma della Guardia di Finanza, che sorgerà sulla stessa area, e che insieme alla caserma dei Carabinieri, che vedo alle mie spalle, e l'attuale Palazzo di Giustizia, che ha 50 metri da qua, andremo a realizzare la cittadella della giustizia all'interno appunto della nostra città. Non si può continuare in Italia a creare opere che rimangono poi incompiute. Questa poi nella Locride avrebbe un valore simbolico elevatissimo. Realizzare il nuovo Palazzo di Giustizia, il nuovo comparto della giustizia con i Carabinieri qui a fianco, e si spera anche con la nuova caserma della Guardia di Finanza, sarebbe davvero un fiore all'occhiello, e viceversa sarebbe davvero uno sconcio e un senso di sconfitta dello Stato se non si riuscisse a portare a termine questi lavori. E quindi siamo particolarmente contenti che, grazie, ripeto, all'ostinazione, al voler continuare nonostante tutto a perseguire questo obiettivo, si sia riusciti a farle ripartire. Innanzitutto bisogna crederci nelle cose, perché se non ci si crede già si parte col piede sbagliato. Questa inaugurazione di oggi, come ho già detto in precedenza, non è stata casuale, ma è il frutto di un anno di lavoro veramente massacrante, perché è stato necessario risolvere mille problemi per poter raggiungere il risultato finale. Speriamo, come dicevo prima, che sia la volta buona, e io ci credo, perché c'è lo stanziamento in bilancio per fare queste opere. Ci sono uomini come il provveditore interregionale, che sono persone capaci a sbloccare le mille problematiche burocratiche che naturalmente sono sempre presenti nell'esecuzione di opere così importanti. C'è stato l'interessamento mio, del Procuratore della Repubblica, del Prefetto e naturalmente dei Carabinieri, della Finanza, della Polizia, per fare un controllo capillare sui cantieri, come previsto dall'articolo 93 della disposizione antimafia, e per evitare appunto quelle infiltrazioni che creano quegli inceppamenti che poi sarebbero veramente insuperabili, come lo sono stati per tanti anni gli inceppamenti precedenti. Quindi, che le devo dire? Ognuno deve fare la sua parte credendoci, credo che tutti siamo animati dalla migliore volontà, perché è il momento in cui bisogna alzare la testa, rigare dritto e appunto convogliare tutti nello stesso risultato. Credo che lo stiamo facendo. La giornata di oggi ne è una oggettiva testimonianza, ma soprattutto sarebbe bene che venisse ai cantieri domani e dopodomani, dopodomani ancora, perché oggi non è una giornata che ha un significato se non è seguita da un'esecuzione delle opere. E come ho detto prima, quando sono stato intervistato, io non amo le telecamere in genere, per chi mi conosce, mi auguro di non rivedervi, nel senso che non dobbiate documentare degli eventi spiacevoli in questo tribunale, ma di venire in pompa magna per essere tutti invitati quando sarà, speriamo tra 2 anni e mezzo, 3 anni, per poter finalmente aprire le porte della legalità rinnovate in questa terra che se lo merita.